La riflessione dell'8 marzo a Floridia passa anche attraverso la sottoscrizione di un documento condiviso da parte delle donne della giunta comunale guidata dal sindaco Marco Cariani e dalle consigliere elette in consiglio comunale col supporto del presidente Salvo Pappalardo. Non bastano auguri e gesti simbolici, c'è bisogno di altro. Servono da parte delle istituzioni azioni concrete mirate al raggiungimento di una piena parità. Tra le proposte che illustra la consigliera comunale Barbara Di Mauro, l'incremento per esempio della toponomastica al femminile e l'intitolazione di eventuali spazi, vie, sale istituzionali alle donne che si sono distinte nella storia. In occasione della giornata internazionale dedicata alle donne, sia la giunta, le donne componenti all'interno della giunta che le donne del consiglio comunale abbiamo proprio deciso di sottoscrivere, di firmare un documento condiviso al fine proprio di garantire il raggiungimento delle pari opportunità e delle parità di generi. A tal proposito infatti abbiamo provveduto ad mettere in atto una serie proprio di proposte a livello proprio concreto che possono proprio realizzarsi all'interno del territorio proprio floridiano. In tal proposito appunto abbiamo dato seguito all'articolo intanto 12 dello statuto comunale al fine di istituire proprio la commissione delle pari opportunità. Un'altra nostra proposta in merito riguarda l'apertura e la formazione proprio di promuovere, l'idea di promuovere uno sportello di ascolto, di formazione, di sostegno e di orientamento proprio per orientare queste donne all'inserirsi all'interno del contesto lavorativo. A tal proposito, infatti, abbiamo promosso l'iniziativa di promuovere appunto dei servizi quali la fruizione degli asili nido, la refezione scolastica e il trasporto urbano e extraurbano, maggiore sicurezza all'interno del verde pubblico, quindi delle piazze, e proprio per questo abbiamo preferito appunto promuovere questi servizi al fine di evitare che le donne hanno un maggiore carico all'interno dell'ambiente scolastico, quindi sicuramente accompagnare i propri bambini. In questo senso il comune aiuta l'amministrazione a dare appunto a queste donne affinché abbiano più spazio per dedicare a loro stesse e possano inserirsi all'interno proprio di un contesto lavorativo. Sicuramente il Covid, un po' la causa della pandemia, ha scatenato ovviamente anche delle paure, delle preoccupazioni all'interno delle madri, perché ricordiamo appunto che le donne assolvono tanti ruoli all'interno della nostra comunità. E proprio perché hanno questa capacità di assolvere a tanti ruoli, di essere sia madre che donna, di essere moglie, figlia, e di essere lavoratrice, casalinga, assolvendo a tanti ruoli, a volte si dimenticano anche di essere donne, cioè sfugge a volte questo passaggio, dimentichiamo noi stesse che siamo delle donne, che dobbiamo prenderci cura di noi stesse, che dobbiamo volerci bene, piacerci, e acquisire determinati atteggiamenti e dando sempre spazio alle nostre potenzialità. Perché sono tante le risorse di cui noi disponiamo, proprio per questo il messaggio che noi vogliamo lanciare è quello di non mettersi da parte, di non rinunciare al raggiungimento dei propri desideri e delle proprie aspettative, ma di affermarsi nella vita, nella società, in quanto la donna ha un ruolo estremamente importante e sono tante le sue posizioni in cui si possono acquisire all'interno della comunità.